Piaccianoci qui non è il prodotto di un sortilegio, bensì della fantasia di una bambina, Clara. Chi è Clara, vista attraverso gli occhi di Ambeta? È il giorno di Natale, ovviamente. Però in questo Schiaccianoci è un giorno di Natale rivisitato totalmente in modo particolare e intelligente, io lo chiamo adesso, passami il termine, dal maestro Amodio. Clara è una piccola bambina che si trova in mezzo ai suoi giocattoli, che è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, diciamo in tutti i Schiaccianoci più o meno è così. Una ragazzina che ama giocare, trova questo giocattolo, si innamora, sogna, e il sogno poi diventa, almeno per lei, realtà. E lo Schiaccianoci, attraverso gli occhi di Alessandro, un giocattolo, un piccolo principe, un innamorato. E lo Schiaccianoci è appunto il giocattolo di Clara, di cui lei si innamora e poi attraverso una magia, un suo sogno, si trasforma nel suo principe. E da lì poi infatti c'è la trasformazione di lei che diventa più grande insieme al suo principe, fanno questo viaggio in questo mondo magico passando dalla Spagna alla Cina e alla Russia e insomma conoscendo le varie storie, le varie etnie di tutti questi paesi e poi alla fine c'è questo valzer e poi c'è diciamo il matrimonio, questo gran passadue alla fine tra di loro. Poi lei si sveglia alla fine, si accorge che era tutto un sogno e si trova con questo Schiaccianoci e in questa versione il principe poi dopo lei si accorge che era un suo cugino, no? Era l'assistente diciamo del Drosselmeier, che è quello che poi fa muovere tutto, soprattutto in questa versione. Drosselmeier è il filo logico di tutta la storia, perché è quello che conduce tutti i giochi, che fa scattare i giocattoli, li fa muovere, che fa apparire le ombre, che ti trasforma in un re dei topi, in questo caso una regina. È lui che trasforma, lui che fa tutta questa magia che rende tutto molto, in un certo senso, non voglio dire inquietante, però misterioso, ecco. E in questo Schiaccianoci questa cosa si sente tanto. Amodio ha scritto questa coreografia nell'89 per Elisabetta Terebust e Vladimir Delevianco. Dopo quasi 30 anni è ancora piena di vita e come tutte le creazioni. Io sono molto di parte perché amo particolarmente il suo lavoro, ecco. È stato creato per Elisabetta Terebust, che era una divina, unica. Infatti ci sono dei video con lei che fa questo Schiaccianoci ed è, ce n'è solo da ammirare e da imparare. E Vladimir Derevianco, che devo dire che era splendido anche lui, meraviglioso. E già all'epoca, dico epoca perché ormai veramente sono passati quasi 30 anni, era già avanti. Infatti io spesso quando ne parliamo gli dico chissà che cosa avresti fatto adesso con tutta la tecnologia di adesso, perché lui già allora a usare le ombre piuttosto che aveva già una proiezione, una visione delle sue creazioni diversa dai comuni coreografi, ecco. Ma anche Emanuele Luzzati, i colori pastello di Luzzati che firma sia le scenografie che i costumi, che voi vi trovate sopra, sotto, intorno mentre ballate, che effetto vi fa? Beh, come io l'ho detto anche in questi giorni, è come essere in un film di Tim Burton. È una cosa meravigliosa, veramente sembra di stare in un mondo magico, in un'altra dimensione, bellissimo. Poi noi abbiamo anche fatto anche altri balletti del maestro con scenografie di Luzzati, per cui insomma conosciamo bene, sì. Sai che cos'è la cosa bella? Non voglio essere ripetitiva, la cosa magica è che anche tu che lo fai ti prende, cioè anche quando non balliamo, almeno parlo per me, quando non ho il momento in cui devo entrare, sto lì a guardare come i bambini che guardano i cartoon piuttosto che, quindi ti attira questo fatto di come hanno realizzato tutte le scene, di come entrano, come si intrecciano tra di loro tutti questi obiettivi che si chiudono, che sembrano
cinema, non so se l'hai visto, con i sipari che si chiudono così, da dietro che non si vede ovviamente perché la magia poi del teatro è quello, però gli attrezzisti anche loro lavorano tantissimo e devono essere precisi perché è tutto perfettamente in musica con dei tempi ben precisi.